Tutti e benvenuti al secondo appuntamento online su questa pagina Facebook. L'incontro di oggi toccherà i temi del rilancio dell'agricoltura, la lotta allo sfruttamento lavorativo di italiani e migranti, a partire dalle novità presenti nel decreto rilancio e la guerra al caporalato, che è una vera e propria piaga della filiera agroalimentare. E inoltre, diciamo, affronteremo gli aspetti contenuti all'interno del decreto rilancio in merito alla procedura di emersione dal lavoro irregolare che riguarda sia i cittadini italiani sia i cittadini stranieri irregolari. È molto importante affrontare questo tema, in quanto una cosa che ci tengo a precisare è che questa emersione dal lavoro nero, emersione dal lavoro irregolare, è una procedura che va a beneficio di tutti, a prescindere dalla nazionalità. E soprattutto quello che è importante trattare oggi è il problema, un problema serio, il problema dello sfruttamento che riguarda tanto i lavoratori italiani quanto i lavoratori stranieri. E questo è importante ricordarlo perché quando sulle nostre tavole noi ci troviamo la verdura fresca, la frutta fresca, i pomodori, le fragole. Per noi è un gesto semplice andarli a comprare, però dietro a questa frutta, a questa verdura c'è una storia e spesso c'è una filiera e c'è purtroppo una situazione di violenza, di abuso, di sfruttamento, di caporalato, di mafie. E quindi è bene conoscere anche questi aspetti per contrastarli. È un vero onore oggi parlare di questo tema delicato e complesso con persone che io stimo moltissimo. Oggi avremo con noi Marco Omizzolo, sociologo Eurispes e autore del saggio Sotto Padrone, pubblicato da Feltrinelli. Marco, è un onore averlo qui in diretta Facebook, ci tengo veramente tanto che sia qui con noi. Ci parlerà del caso Agropontino per arrivare a tracciare un quadro complessivo della presenza delle mafie nella filiera agroalimentare. Avremo con noi, un vero piacere, Umberto Franciosi, segretario generale della FLAI-CGIL dell'Emilia-Romagna, che farà il punto sulla situazione della nostra regione, non solo grande conoscitore di questa tematica. E con noi, grazie mille per la sua presenza, Giovanni Siningardi, avvocato, consigliere comunale Movimento 5 Stelle di Modena, che modererà l'incontro e a quale lascio subito la parola. Grazie. Grazie mille Stefania, non voglio ripetermi anch'io, ma anche per me è veramente un grande onore essere qui ed è anche un motivo di orgoglio a parlare con queste persone di questi temi. Io, come così accennato Stefania, professionalmente mi occupo di diritto del lavoro, di diritti dei lavoratori, di sicurezza del lavoro, ma a livello amministrativo e giudiziario. Oggi andiamo più in profondità sul tema. Con persone che anch'io stimo moltissimo, con profondità su questo tema, parlandone, ci può andare se si parla con o chi è direttamente interessato o con un sindacalista che sa fare il sindacalista, che ha a cuore davvero i diritti dei lavoratori e lo dimostra nella pratica, come chiedo scusa. È il bello della diretta, Bello tutto della diretta, chiedo regolare. scusa, con Umberto Franciosi, oppure con ricercatori, un ricercatore, un sociologo, come Marco, un scrittore anche come Marco Mizzolo, che ci racconterà una storia veramente, veramente bella, che può sembrare una storia che la vediamo lontana, ma giustamente, come diceva Stefania, quando è una storia che riguarda la nostra quotidianità, quando
siamo a tavola e abbiamo e mandiamo nella nostra tavola abbiamo la frutta, la verdura di qualunque tipo, non ci poniamo domande, così come non ci poniamo domande magari quando le andiamo a acquistare, vediamo un prodotto sotto costo in un scaffale di un mercato, di un supermercato, di un negozio, e invece dovremmo porci alcune domande su dove nasce questa filiera. E quelle domande che ad esempio Marco Mizzolo si è posto, poi ci racconterà magari meglio come nasce il tutto. Un giorno incontrando, lui è di Sabaudia, dell'Agro Pontino, incontrando qualche anno fa in bicicletta un indiano Sikh che cadde davanti a lui, se ho ben inteso quella che è la sua storia, e da lì è partito una curiosità di conoscere meglio questa cultura. Probabilmente sarebbe venuto lo stesso e avrebbe fatto le stesse ricerche, ma quella forse è stata la scintilla. E da sociologo vero non ha fatto le ricerche semplicemente andando in una biblioteca o aprendo Google, andando a leggere qualcosa della comunità Sikh, di cosa fa la comunità Sikh nell'Agro Pontino, di come viene utilizzata, utilizzo un vero eufemismo, dai datori di lavoro, dai produttori, è andato con loro a provare le stesse sensazioni, le stesse cose, a vivere le stesse giornate con loro. E quindi questa storia io andrei subito con Marco Mizzolo, che chiedergli se ci racconta questa avventura. Marco ha scritto Sotto Padrone, che è un libro veramente molto interessante, e parliamo tra le altre cose di un giro d'affari di 24 miliardi. Secondo alcuni dati, questo è il valore del PIL delle agromafie, e nell'Agro Pontino questo fenomeno ha portato poi a tutta una vicenda che Marco ci racconterà e che ascoltiamo molto volentieri. Grazie. Ma grazie a voi, ringrazio il Movimento 5 Stelle, tutti voi che partecipate a questa discussione, mi permettete di approfondire, di aggiornare, di discutere, di entrare nel merito non solo di un provvedimento, ma di una questione che, come potete immaginare, mi sta a cuore ormai da diversi anni e che affronto insieme ad altri, per esempio alla FLACGL, ad altre organizzazioni, altre associazioni, come dire, in maniera piuttosto intensa e quotidiana. Sotto Padrone è una storia collettiva, non è soltanto la mia storia o la mia esperienza di ricerca che ho condotto nel mio territorio, quindi c'è un elemento di impegno che parte dal mio quotidiano, dalla mia terra. Collettiva perché è una storia davvero fatta con e non solo per i braccianti, molto spesso indiani che ho incontrato nella mia provincia, obbligati a lavorare come schiavi, potremmo sintetizzare. Nel merito significa lavorare anche 14 ore al giorno, pensate circa 12-13 anni fa addirittura per una retribuzione che per alcuni casi più estremi arrivava a 50 centesimi l'ora, obbligati ad abbassare la testa e a fare tre passi indietro dinanzi al datore di lavoro criminale, il quale obbligava peraltro i suoi lavoratori e le sue lavoratrici ad utilizzare il termine padrone, chiamatemi padrone, da cui poi il titolo Sotto Padrone del mio libro. Questa è stata l'esperienza più per me traumatica, perché mi sono reso conto che appena a pochi chilometri da casa mia esisteva per l'appunto una forma di così grave sfruttamento lavorativo da obbligare uomini e donne ad abbassare la testa, a fare tre passi indietro, a lavorare per 300-400 euro al mese, a non denunciare gli infortuni sul lavoro di qualunque tipo, e cioè spesso vengono ancora oggi accompagnati a 300 metri dal pronto soccorso di turno e lì abbandonati con l'obbligo di non dire né dove né come ci si è infortunati, altrimenti il referto medico può arrivare in procura e qualcuno in procura può avviare un'indagine ispettiva nei confronti di quella certa azienda. Questo peraltro mi permette di dire che a distanza di 14-15 anni da quegli eventi, certamente a fronte di un percorso difficile in salita ma che pure è stato fatto, e badate, si tratta di un percorso straordinario che ha reso più forte questo paese, non soltanto quei lavoratori e quelle lavoratrici, c'è ancora tantissimo da fare. Proprio qualche giorno fa un bracciante indiano è stato trovato malmenato con la testa rotta, buttato in un fosso nel sud Pontino, a Terracina, la città di Terracina, e la sua storia è drammatica ma nel contempo straordinaria. È drammatica perché lui è uno di quelli che semplicemente si è permesso di chiedere al proprio datore di lavoro criminale di lavorare in sicurezza, cioè con la mascherina anti-Covid. Questo gli è stato rifiutato
ed è stato per questo anche allontanato, licenziato. Si è permesso poi di chiedere la retribuzione per le giornate lavorate effettivamente, e in ragione di questa seconda richiesta per l'appunto malmenato e buttato in un fosso. Ma la cosa straordinaria qual è? In primo luogo, finalmente, lavoratori e lavoratrici che rompono quel sistema di omertà e di subordinazione, per cui arrivano a chiedere ai lavoratori innanzitutto misure di sicurezza e poi anche la retribuzione. E poi il coraggio della denuncia, perché questo ragazzo ha avuto il coraggio di esplicitare alle forze dell'ordine la sua reale condizione, le forze dell'ordine poi sono intervenute arrestando l'imprenditore e suo figlio. Quindi un elemento che denota un'arretratezza e una violenza, ma nel contempo anche l'espressione di un percorso difficile, ma avanzato. Avanzato nel senso che ci ha permesso, per esempio, di portare il 18 aprile del 2016 circa 5.000 braccianti in piazza a Latina, organizzando il più importante sciopero di braccianti stranieri mai organizzato in Italia. Un'esperienza badata e straordinaria, perché peraltro questa è stata, ha permesso di fecondare davvero un percorso molto lungo di lotta giudiziaria, di elaborazione anche culturale, politica, di emancipazione, di assunzione di responsabilità che abbiamo fatto insieme alla CGIL, alla FAICGL, alla Cooperativa Immigrazione e poi a molte altre organizzazioni, che ha contribuito a scrivere meglio la 199, la legge più avanzata contro lo sfruttamento che abbiamo in Italia, che non a caso è del novembre del 2016, cioè a distanza di qualche mese dallo sciopero di aprile. Una legge importante, non completamente applicata, e non a caso non completamente applicata, o meglio applicata soltanto nei suoi aspetti repressivi e non in quelli invece che, come possiamo definirli, sono più propriamente di bonifica della filiera agroalimentare dai fenomeni dello sfruttamento e della schiavitù, perché di questo poi si tratta. Ma data la mia esperienza, sì, è partita dal caso casuale, diciamo così, cioè da questo ragazzo che cade in bicicletta sotto casa, io lo incontro e in me nasce una curiosità di essere umano e di sociologo, no? Rispetto all'origine di quella persona, alle ragioni per cui questo ragazzo non parlasse ancora italiano, alle ragioni per cui si muovesse soltanto in bicicletta, sulla destinazione di quel viaggio, perché lui andava in bicicletta verso le campagne, dunque verso dove, a fare cosa, ma che chiaramente erano già certamente dentro me, e osservavo nel mio paese la presenza di questi uomini e di queste donne che andavano verso le campagne in bicicletta, che si riunivano in alcuni templi, che in qualche modo cercavano una presenza che significava riconoscimento da parte della società di accoglienza e che mancava. Io ho vissuto un anno e mezzo con la comunità indiana prima di fare la mia esperienza da infiltrato nelle campagne agricole, questo perché, come dire, dovevo anch'io comprendere e compiere un percorso. Comprendere significa, per l'appunto, capire di che comunità stavamo parlando, capire il loro verbale, il loro non verbale, le loro condizioni, aprire un sistema di fiducia. L'elemento centrale è stata la fiducia. E solo dopo un anno e mezzo di immersione totale, io ho dormito nei ghetti, ho dormito nelle baracche, nei casali abbandonati, in una stanza, ricordo bene, c'erano 12 letti, 12 lampadine, un bagno con una doccia, e tutti lì a dormire, mangiavamo nel tempio indiano in condizioni davvero molto difficili. E io dico sempre, badate, questo non è stato un viaggio nel mondo degli altri, è stato un viaggio nel nostro mondo, perché quelle realtà, torno a ripetere, erano organizzate ad appena qualche chilometro da casa mia, dunque da casa nostra, dentro il nostro paese, organizzate a 100 chilometri da Roma, organizzate in maniera molto capillare, al punto che poi scopriamo un sistema di tratta internazionale a scopo di sfruttamento lavorativo che legava il Punjab, la regione nord-occidentale dalla quale proviene gran parte della comunità indiana Sikh, e per l'appunto la provincia di Latina. Quindi elementi non casuali. Il caporalato, lo sfruttamento, non è semplicemente lavori tante ore per una bassa retribuzione, è l'umiliazione, la cancellazione a volte dei tuoi diritti fondamentali. Amnesty International è uscito su questo con un dossier puntuale in cui sottolinea, insieme ad MSF, la violazione sistematica dei diritti umani in capo a decine di migliaia di persone soltanto in agricoltura ogni anno in questo paese. Quindi è certamente i 26 circa miliardi di euro che l'Eurispes riconosce ogni anno a essere il business delle agromafie, ma soprattutto è un arretramento della nostra democrazia dentro un sistema di produzione che non è primitivo, arretrato, ma che è di natura globale e che è attentamente organizzato. Tant'è vero che noi abbiamo caporalato e sfruttamento in diversi settori lavorativi. Lo abbiamo nella filiera della macellazione, poi immagino ci sarà detto, lo abbiamo
nelle grandi aziende del centro-nord, della Lombardia, della Toscana, nell'area del Chianti, a Mantova, nel Bresciano, nelle campagne venete, c'è il fenomeno delle cooperative senza terra. Pensate che tutto questo emerge fino a contare, come ci racconta l'Osservatorio Placido Rizzotto della FECGL, ogni anno circa 430.000 persone, 430.000 persone che vivono condizioni di sfruttamento lavorativo e di disagio abitativo solo in agricoltura. E di queste 110-130.000 che vivono condizioni paraschiavistiche. E di queste 110-130.000 l'80% sono migranti e il 20% sono italiani. Io ricordo l'esempio di Paola Clemente, ma ricordo anche i tanti lavoratori stranieri che ho davvero, con i quali ho lavorato, che ho incontrato durante questa mia lunga esperienza e che raccontano di storie terribili, terribili. Io ho incontrato braccianti a cui hanno dato fuoco semplicemente perché hanno chiesto un mese di retribuzione a fronte dei 8 mesi in cui avevano lavorato 14 ore al giorno per 300 euro al mese. Braccianti a cui hanno rotto la testa perché non hanno chiamato padrone, il datore di lavoro, ma l'hanno chiamato Gianni o Francesco o Antonello, a cui hanno rotto le gambe con dei blitz di chiaro stampo mafioso. E proprio le mafie che venivano ricordate, anche queste le abbiamo trovate. 26 grandi mafie sono direttamente interessate a questo sistema. Il condizionamento dei grandi mercati ortofrutticoli da Fondi, Vittoria, Guidonia, Milano. Quindi la colonna vertebrale di un sistema agromafioso che non è neanche soltanto nazionale ma internazionale. Alcuni di quei prodotti coltivati e raccolti attraverso lo sfruttamento ma gestiti da questi poteri criminali poi si trovano venduti non soltanto nel nostro mercato sotto casa ma anche nelle grandi boutique enogastronomiche degli Stati Uniti, francesi, inglesi, russi. Quindi è davvero un sistema molto articolato e molto complesso. E un aspetto che a me preme sottolineare, badate che non è soltanto un sistema economico, è un sistema sociale ed è un sistema di potere. Ed in quanto sistema di potere, esso garantisce non solo profitti illeciti, ma straordinarie carriere politiche ancora a troppi uomini e donne della politica che hanno scelto preventivamente da che parte stare, ed è la parte di questi criminali. Di questi criminali, agendo in maniera chiara attraverso il loro agire politico e attraverso le loro relazioni, perché tutto questo non emergesse mai. Io ricordo di essere stato convocato in commissione antimafia, ormai la legislazione è passata, ebbene, sono della provincia di Latina, vengo a denunciare in commissione antimafia, la presidente di allora era l'onorevole Rosi Bindi, le condizioni che riguardano i braccianti indiani della mia provincia, facendo nomi e cognomi, addirittura portammo i passaggi economici delle retribuzioni, perché c'è un business straordinario anche in quel senso, con tanto di nomi e cognomi. Noi non stiamo nella genericità del fenomeno, ma stiamo puntualmente sui nomi e cognomi di questi soggetti. Ebbene, i due senatori eletti in provincia di Latina, appartenenti a schieramenti opposti, uno eletto nel Sud Pontino, uno a Latina, non erano presenti. Ecco, quell'assenza è stata l'ennesima dimostrazione del fatto che di questo tema, un po' come delle mafie a Corleone negli anni 50, così come delle agromafie del caporalato dello sfruttamento, non si deve parlare, perché quel sistema politico quindi altrimenti inizia a traballare. E questo l'ho provato qualche giorno fa quando, dopo aver preso posizioni in favore di quel bracciante indiano, giovane, poco più, circa 30 anni, malmenato, maltrattato, con la testa rotta, che ha avuto il coraggio di denunciare, ecco, dopo aver preso posizione, per esempio l'ex sindaco di Terracina, oggi eurodeputato di Fratelli d'Italia, dichiara ufficialmente che in realtà quel bracciante indiano si è inventato tutto, che in realtà è stato compiuto da... che in realtà il caporalato e le agromafie in provincia di Latina non esistono, quando proprio nel suo ex ormai territorio, ossia nel Sud Pontino, sono diversi processi già in corso contro padroni, sfruttatori e caporali, per merito e grazie al coraggio di quei braccianti indiani. E badate che io non ne faccio una questione di nazionalità, non ne faccio una questione di colore della pelle o di folklore, eccetera. Io tutte le volte che mi sono trovato dinanzi agli uomini e alle donne sfruttati, ho visto uomini e donne sfruttate. Poi è emerso il carattere etnico, culturale, tutto quello che volete. Così come quando mi trovo davanti ad una donna italiana
che è sfruttata e violentata o che subisce ricatti sessuali, io mi trovo davanti ad una donna che ha bisogno di aiuto e io ho l'obbligo di mettere in campo attraverso la mia professionalità un percorso di aiuto insieme a quei pezzi dello Stato che ci stanno su questo. Ecco, quando io vedo che viene aizzato contro attivisti in generale, ricercatori, adesso al di là del mio caso specifico, da parte di uomini del potere, delle istituzioni, un riflettore che è volto a scatenare odiatori di porte hanno non più nemmeno di altri, ma certamente molte. Ecco, quando io poi vedo che un pezzo delle istituzioni, chiaramente, un pezzo della politica, per meglio dire, anziché porsi la domanda relativamente a che fare, come intervenire, che cosa mettere in campo, invece cerca di fermare questo percorso, anche con un atteggiamento razzista, no? Perché voglio vedere se quel bracciante fosse stato, anziché straniero, indiano, italiano, se l'europarlamentare poteva permettersi di dire la stessa cosa. Mi viene da pensare ancora quanta strada deve fare. Io probabilmente vedrò aumentare i livelli di sicurezza a causa delle dichiarazioni messe in campo da quell'europarlamentare che ancora oggi sta replicando attraverso i social e scatenando per l'appunto una bufera che a me non preoccupa perché io ho scelto già da tempo da che parte stare, ma che certo racconta di quanta strada anche dentro un pezzo della politica si debba fare in tal senso. E voglio arrivare alla regolarizzazione. Il parto è stato difficile. Io ringrazio Stefania perché ci siamo sentiti più volte e in qualche modo reciprocamente sostenuti, abbiamo dato consigli, abbiamo collaborato. Il parto è stato difficile, travagliato, a volte io mi sono intossicato seguendo il dibattito, altre volte ho veramente sperato in un passo decisivo in avanti. La sintesi mia è questa, che questa l'idea di fare concretamente dei passi in avanti. Mi sentite? Io ho il dovere di provare a partire. Esatto, un piccolo passaggio. Ok. Allora, dicevo, per me è l'occasione per fare un passo in avanti, ma in maniera decisiva e decisa. Io non posso pensare di dire ad un bracciante che incontro straniero, che è obbligato a lavorare 14 ore al giorno, tu non fare la domanda di regolarizzazione, non provare ad essere regolarizzato, ad avere un regolare contratto per 6 mesi, perché secondo la mia valutazione è troppo poco e troppo limitata. Io ho il dovere di lavorare con quel ragazzo per vedere riconosciuti i suoi 6 mesi di diritti, poi vedremo, magari potranno anche diventare 1 anno o anche 2 anni. Ho il dovere di portare la sua storia all'attenzione per dimostrare che, come dire, un percorso è stato fatto, ma altro percorso si deve ancora fare. Ho il dovere di lottare politicamente perché i prossimi provvedimenti, come dire, ingrandiscono la platea delle persone che possono uscire dal ricatto dello sfruttamento e del caporalato. Questa per me è una grande sfida, che sarà difficile ed in salita, ma rispetto a prima, quando questa sfida non c'era, oggi possiamo combatterla e possiamo provare ad unirci, peraltro anche contro gli odiatori seriali. Ecco, io non voglio tornare a dire ai miei braccianti che incontro nei templi insieme ad altri quasi tutti i giorni, sì, c'è la regolarizzazione, ma state a casa, restate a sfruttare, non emergete, non c'è problema. Loro chiaramente avrebbero preferito un'immersione più solida e di maggiore, come dire, respiro, ma sanno anche, me lo hanno detto, proviamoci ugualmente e poi vedremo da qui a 6 mesi quali saranno le azioni che metteremo insieme in campo, insieme alle migliori esperienze del sindacato, per cercare di ottenere ancora più diritti. Io non ho mai visto, badate, un bracciante gravemente sfruttato ottenere completamente i suoi diritti da un giorno all'altro, è sempre stato un percorso di lotta difficile, a volte ci ha visto arretrare, altre volte invece avanzare. Questa è la dialettica delle cose attuali. A me sarebbe piaciuto vedere un decreto che riconosceva a tutti il permesso di soggiorno e che vi dava alcune strettoie, ma intanto siamo dentro questo percorso. Ed intanto, badate, abbiamo anche dato un colpo all'idea salviniano sovranista dell'immigrato come soggetto pericoloso da recludere o da respingere. Stiamo dentro un'altra dimensione. Questo peraltro apre anche la possibilità di superare definitivamente, è il mio punto di vista, i decreti sicurezza. Perché, come dire, finalmente lo Stato in tal senso ha compiuto una torsione.
ed è una torsione che mette fuori gioco quella logica, mette fuori gioco i sovranisti da accatto, quegli stessi che poi stringono le alleanze con gli esponenti ex fascisti di questo territorio e che si permettono di puntare il dito contro chi cerca di garantire diritti, magari tutelando i suoi grandi finanziatori di campagne, delle loro straordinarie campagne elettorali. Ecco, quindi il mio sforzo sarà nel sostenere questa sanatoria, nell'accompagnare persone, cioè qui abbiamo a che fare con persone che davvero hanno la schiena ancora piegata, anche adesso, in queste ore, stanno raccogliendo nelle campagne gli ortaggi e la frutta che arrivano poi, giustamente come è stato raccontato, nelle nostre tavole. Allora, gli facciamo addrizzare un po' la schiena, riusciamo a dargli dei diritti, iniziamo a coinvolgerli in un percorso, la risposta è sì. Dunque, per me va bene. Iniziamo a fare questa lunga marcia insieme e poi vedremo dove arriveremo. Io ho iniziato con un bracciante sotto casa, ne abbiamo portati il 18 aprile 2016 5.000 in piazza, 150 di loro hanno presentato denuncia, hanno fatto partire altrettanti processi presso il Tribunale di Latina. Oggi nessuno, pochi parlano del padrone, ma tutti di datore di lavoro, e forse con questa regolarizzazione quelli che ancora vivono condizioni di sfruttamento avranno, sia pure per un tempo determinato, sia pure con alcune restrizioni, la possibilità di contare di più e di considerarsi più cittadini. E questo per me, come dire, è la testimonianza prima e fondamentale per dire, come dire, andiamo avanti. Bene, bene, grazie mille Marco Mizzolo, la sua storia è veramente molto significativa e molto forte, e leggere il libro poi si apprendono tante cose che nella vita comune qualcheduno pensa che non esistano più. È un po' come scriveva un grande giornalista che purtroppo è venuto meno da giovane, come Alessandro Leogrande, scrivendo di questi temi: nelle campagne si è realizzato un intreccio perverso tra globalizzazione e arcaicità, cioè sembra questo un racconto del Medioevo, perché forse più che sfruttamento si può tranquillamente parlare di schiavismo, no? Il padrone che chiama a sé il lavoratore, gli fa chinare la testa, dove si abbatte proprio la dignità ancor prima e ancor più che i diritti. E sembra una storia quindi lontana nel tempo, ma è vicinissima, è una storia dei giorni nostri, ma anche lontana geograficamente. Beh, vabbè, è una storia di Latina, è una storia di Rosarno, e invece purtroppo non è così. Non è così perché, anche come ci ha detto Marco Mizzolo, non solo in certe zone d'Italia, ma anche nel nord si è espansa questo malcostume, diciamo, chiamiamolo così, e forse anche nella nostra regione, di qualche giorno fa un'inchiesta importante in Romagna, ma il tema del caporalato agricolo, così come anche del caporalato industriale, delle COPS, pure della filiera agroalimentare, nel nostro territorio, è un tema anche questo all'ordine del giorno. E allora qui introdurrei l'altro nostro ospite, cioè Umberto Franciosi, segretario regionale di Fly CGL, lo ringraziamo anche lui della sua presenza, e gli chiedo un giudizio: se sente così lontana geograficamente la storia che ci ha raccontato Marco Mizzolo, oppure se è storia anche del nostro territorio. E intanto buonasera a tutti, ringrazio l'onorevole Ascari e il Movimento 5 Stelle per questa opportunità. Il sindacato che io rappresento si occupa dei lavoratori dell'agricoltura e dell'industria alimentare. Arriviamo subito diretti alla domanda. No, non le sento assolutamente lontane. Le storie che ci ha raccontato Marco, che colgo l'occasione di salutare perché lo seguo costantemente e come so che ha un rapporto molto stretto con la nostra organizzazione proprio in quelle terre. Non la sento lontana perché la fattispecie di sfruttamento di reato è la stessa, fatta però con modalità diverse. Perché l'acceleratore dello sfruttamento, come viene pigiato nelle campagne del sud, qui al nord viene pigiato ugualmente, ma non fino alla tavoletta come accade nel sud. E esiste comunque lo strumento dello sfruttamento, ma più sofisticato,
mentre al sud abbiamo baraccopoli e abbiamo campi di accoglienza enormi con situazioni di disagio, di degrado che sono stati riportati agli occhi dell'opinione pubblica, al nord invece è un po' tutto più nascosto, non abbiamo quegli spettacoli indecenti come si vedono al sud, però quello che accade nelle abitazioni dove dormono in decine e decine ammassati nello stesso ambiente, queste cose vengono portate gli onori della cronaca proprio quando ci sono inchieste come quella che il consigliere Selingardi accennava pochi istanti fa, cioè quella del comune di Bagnara di Romagna, un'inchiesta nata a Forlì. Non abbiamo estremi del genere, però lo sfruttamento esiste, non abbiamo il caporale con la coppola in testa che prende le persone e le va a portare in un campo, abbiamo invece un sistema più sofisticato che è quello degli appalti e dei subappalti, con pseudo imprese, spesso false cooperative, ma anche SRL, che attraverso l'appalto praticamente fanno lo stesso lavoro che fa il caporale giù al sud, però con un'ingegnosità che permette un po' tutti di farla franca. La fa franca spesso il committente, cioè colui che è l'imprenditore che utilizza questa manodopera, perché questo signore dice: ma io ho appaltato una parte del processo produttivo a Tizio Caio dell'impresa XY e io non sapevo che le condizioni di questi lavoratori erano quelle che poi dopo sono saltate fuori, casomai tramite un'inchiesta, una denuncia fatta. C'è più scientificità, difatti io è da una ventina d'anni che seguo il fenomeno, in particolare nel settore della macellazione, lavorazione e trasformazione delle carni, l'ho sempre definito nuovo caporalato, perché non è come quello che ci viene raccontato da parecchi decenni, da filosofi, sociologi e non tutto. Qua siamo in una situazione molto, ma molto più evoluta, con filiere di colletti bianchi che gestiscono il sistema. È un sistema che permette una notevole riduzione dei costi di produzione. È un sistema che permette a una buona parte di imprese di poter essere più competitive e di offrire materie prime a prezzi sempre più bassi. È un sistema che parte dai campi e che arriva fino ai macelli, ma passando anche nelle biblioteche o addirittura anche negli ospedali, perché il sistema degli appalti e dei subappalti è presente anche in questi settori. E ci sono situazioni di sfruttamento che arrivano anche a episodi veramente brutti ed incresciosi. L'ultimo venuto agli onori della cronaca è un episodio che conosciamo molto bene, risale alla fine dell'anno 2018, dove un gruppo di lavoratori pakistani si recò presso i nostri uffici di Forlì, e lì abbiamo avuto un funzionario della FLAI CGL che si è preso a cuore gli episodi che venivano raccontati e li ha portati direttamente all'ispettorato del lavoro. In quel caso abbiamo avuto la fortuna di avere un ispettore che si è preso proprio a cuore il fenomeno ed è aperta l'inchiesta. L'inchiesta è arrivata ai livelli che conosciamo tutti. E una ventina di lavoratori sono stati scoperti in un appartamento di Bagnara di Romagna in condizioni igienico-sanitarie non del tutto ottimali. Lavoravano per 2 o 3 euro all'ora nelle campagne che non sapevano nemmeno loro in quali territori. Ci dicevano che ci mettevano a volte un'ora di viaggio e venivano trasportati all'interno della regione o addirittura anche fuori. Stiamo parlando di lavoratori che non conoscono molto bene la geografia. Quello che è saltato fuori nell'inchiesta della procura di Forlì e Cesena è che il sistema era proprio quello dell'appalto,
era un'impresa, una pseudo cooperativa che albergava in Veneto, in una delle tante sedi fittizie, gestite da qualche colletto bianco, e che inquadrava decine e decine di lavoratori in appalto presso le imprese agricole. Allora, il problema vuole affrontato anche a 360 gradi, perché io penso che mai nessuno nasce per sfruttare le persone. Però bisogna che noi ci rendiamo conto di com'è la nostra filiera produttiva. Noi abbiamo in Italia più di 120.000 aziende agricole che hanno manodopera. Bene, di queste l'81,3% ha meno di 5 dipendenti, cioè il 40% di queste imprese in Italia dichiara di avere un solo dipendente. In Emilia-Romagna la situazione non è molto diversa, quindi cosa salta fuori rispetto a quello che accade nel resto d'Europa? Che il nostro sistema è estremamente frammentato. E quando c'è molta frammentazione c'è anche poca capacità di remunerazione di questi imprenditori. E poi se guardiamo anche un altro aspetto di come vengono valorizzati i prodotti agricoli, bene, cari signori, il 75% dei prodotti agricoli viene distribuito dalla grande distribuzione organizzata. E ci sono 5 centrali d'acquisto in Europa che gestiscono questa distribuzione e le marginalità di guadagno sono dettate da queste centrali d'acquisto. Quindi qui c'è un problema molto forte che noi ovviamente anche all'interno delle consulte agricole, ce ne sono poche purtroppo in Italia, in Emilia-Romagna per fortuna esiste, si cerca anche di convincere gli imprenditori agricoli di aggregarsi, non tanto, non solo in cooperative, ma anche in organizzazioni di produttori, perché hanno bisogno di fare massa critica se vogliono in un qualche modo dettare i prezzi. Perché in giro per l'Europa, ad esempio in Spagna, che è un forte produttore di frutta, addirittura le pesche nettarine in Italia sono in questa situazione di crisi proprio perché hanno subito una forte concorrenza spagnola. In Spagna le aggregazioni le hanno fatte. Quindi se si vuole affrontare il problema bisogna anche guardare questi aspetti. L'altra questione è una questione che solo un sociologo, un antropologo ce lo può spiegare. Cioè, insomma, se noi andiamo in Europa e gli parliamo delle condizioni di sfruttamento dei nostri lavoratori, tiriamo fuori il termine caporalato non è traducibile in inglese. Lo capiamo solo noi. Se uno va, come mi è capitato a me, in qualche audizione in Parlamento europeo per spiegare il fenomeno di sfruttamento dei lavoratori nelle catene di macellazione, è estremamente complicato parlargli di caporalato perché non lo sanno che cosa vuole dire. È un problema storico che noi abbiamo, che nasce dal fatto che c'è sempre qualcuno che pensa di poter lucrare sfruttando le persone. Quindi bisogna guardare anche com'è la nostra filiera produttiva, tutte le i cambiamenti normativi che hanno appesantito e uso un termine anche forte, favorito questo fenomeno, perché nel momento in cui si manomette la vecchia legge 1369 del 1960, che era una di quelle leggi che proprio contrastava il caporalato, nato proprio in quell'epoca in cui il caporalato era proprio ancora anche più violento di quello che conosciamo oggi. Beh, la legge Biagi ha dato un colpo mortale a quella legge, anzi l'ha abrogata completamente. Tutti i successivi cambiamenti che sono stati fatti sulla responsabilità solidale negli appalti, i continui cambiamenti normativi che hanno permesso ancora una maggior precarietà ci hanno portato a questo risultato. Beh, credo che sia opportuno dire che qualcosa è stato fatto anche nell'ultima legge di stabilità, importante perché permette di metterci una zeppa nel meccanismo che è proprio la forza motrice dello sfruttamento del caporalato che conosciamo nelle nostre terre, cioè quello degli appalti di dubbia legittimità. Perché nel momento in cui introduci reverse charge, cioè
tu obblighi il committente a pagare l'IVA e gli metti qualche responsabilità in più, specialmente nel verificare i pagamenti dei contributi previdenziali, beh, è stato fatto un passo in avanti. Non è un caso che qualcuno si è messo di traverso. Purtroppo anche di forze politiche che appartengono a questa maggioranza. E non sto parlando del PD, ovviamente nemmeno del Movimento 5 Stelle, quindi provate voi a capire chi erano. È stata indebolita un po' rispetto a come si voleva introdurre. Stiamo attendendo l'ok della Commissione europea, colgo l'occasione in questa sede di lanciare un'attenzione, perché temo che in una situazione di crisi come quella che stiamo vivendo oggi, adesso siamo ancora in emergenza sanitaria, ma tra un po' ci piomberà addosso una crisi economica di dimensioni mai viste, che qualcuno pensi che abbiamo delle regole troppo stringenti nel sistema degli appalti. Beh, qui da noi il caporalato si annida all'interno degli appalti illeciti, perché oltre a sfruttare i lavoratori, quindi a permettere a qualcuno di guadagnare, tu crei un meccanismo che permetti ai committenti spregiudicati di poter abbassare il costo del lavoro anche del 30 o del 40%, perché spesso le imprese appaltatrici, cioè quelle a cui vengono affidati i lavori, dopo 2 o 3 anni spariscono perché sono intestate dei prestanomi e nessuno riesce a recuperare i contributi che non vengono versati, ma più che altro nessuno riesce a recuperare nemmeno l'IVA che dovrebbe essere versata per pagare il funzionamento del nostro Stato. Quindi io mi concludo qua, perché capisco che forse ci possono essere anche altre domande o altri argomenti. Bene, grazie mille Umberto. Beh, direi che le storie che abbiamo ascoltato sono molto, molto emblematiche e forse la cosa più inquietante di tutte è quello che ci veniva raccontato in merito a un certo negazionismo rispetto a questo fenomeno, o al fatto che in antimafia non ci fossero dove si parlava delle agromafie nel Pontino, non ci fossero i rappresentanti del territorio ad ascoltare, cioè di come voler tenere distante o a negare l'esistenza di questo fenomeno, che ha un duplice aspetto, che ha tanti aspetti, due in particolare. Uno, vabbè, un aspetto di legalità che è fondamentale in una convivenza civile, e l'altro, se si vuole scendere l'aspetto economico, anche un aspetto di concorrenza sleale nei confronti di quei tantissimi agricoltori che fanno il loro lavoro con la fatica, con l'onestà, con la serietà, e che si trovano una concorrenza che gioca su queste cose. Questo è veramente inaccettabile. E io allora andrei da Stefania Scari, che su questi temi del lavoro in generale, su questo in particolare, ha sempre dimostrato una grandissima sensibilità, e di questo personalmente, ancora prima che da politico, da cittadino, la ringrazio. E andrei da lei affinché ci parlasse di questo fenomeno, dei provvedimenti governativi in merito all'emersione del lavoro nero, come è stato pensato questo provvedimento, anche con un cenno a quello che è stato uno dei punti un po', diciamo, di discussione relativamente al questo scudo penale. Adesso lo vogliono un po' in tutti gli ambiti, lo si voleva anche quindi insomma un quadro un po' della situazione a livello di provvedimenti normativi. Sì, grazie Giovanni, grazie mille a Marco e Umberto. Io mentre voi parlavate ho preso molti appunti, no? Perché il legislatore deve ascoltare e cercare anche di capire come migliorare magari alcuni aspetti della legge che magari ancora oggi non funzionano, o magari ci sono, non vengono applicate o vanno integrate. In particolare anche quello che hai detto prima di entrare nella domanda, Giovanni, volevo anch'io ricordare questo episodio di questo giovane ragazzo che è stato picchiato, buttato in un fosso a Terracina, semplicemente per aver
fatto valere il proprio diritto di lavorare in condizioni sanitarie idonee nel rispetto della dignità della persona. Questo episodio io l'ho sentito in modo molto forte, l'ho condiviso anche sulla mia pagina Facebook. Io credo che la violenza non sia mai tollerata, mai giustificata, quindi voglio veramente dare la mia massima solidarietà in modo che si possa riprendere il prima possibile, così come voglio dare il mio sostegno a Marco Mizzolo per veramente lo straordinario lavoro che sta facendo, quindi ha la mia massima stima su questo e veramente lo invito a continuare e io sarò sempre con lui. Detto questo, è molto importante, tenuto conto delle criticità che ci sono ad oggi nel nostro sistema, parlare appunto di quello che è stato introdotto all'interno del decreto legge rilancio in tema di emersione. Perché è importante parlare di emersione dal lavoro irregolare che riguarda sia italiani che cittadini stranieri irregolari? Perché è importante? Perché diciamo ad oggi non c'è nessuna forma di regolarizzazione per quanto riguarda i cittadini stranieri irregolari. Non c'è ad oggi alcuna forma che gli consenta di regolarizzarsi sul territorio italiano. Questo cosa succede, Giovanni, nella pratica? Che io Stato, non so chi ho sul mio territorio. Non lo so. Io non ho il controllo. Perché a seguito comunque di tante leggi decorse nel tempo, leggi che partono comunque dagli anni 90, legge Turco-Napolitano, che poi è il decreto legislativo 286 del 98, testo unico immigrazione, che nel corso di 20 anni ha subito infinite modifiche, tra cui la legge Bossi-Fini del 2002 e anche successivamente, a seguito anche delle direttive europee. Queste politiche anti-immigrazione hanno di fatto prodotto come risultato tante persone irregolari. Quindi oggi, non essendoci nessuna forma per regolarizzare queste persone che sono irregolari sul territorio italiano, di fatto ci troviamo dei fantasmi che non hanno nome, che non hanno titoli, che sono considerati alla stregua di cose inutili, alla stregua di veramente cesti di pattume, che però sono utili per arricchirsi. In questo sicuramente diventano utili. Il problema è che, non avendo questo controllo, ci sono tutta una serie di problemi, perché comunque io non so quanti sono sul territorio, dove sono, e in questo periodo di pandemia si diciamo presuppone anche un problema di salute, un problema proprio anche sanitario, ed è un problema sicuramente serio. E quindi parliamo di stranieri che non hanno un'identità, persone che nessuno vuole, nessuno considera, che tutti fanno finta che non esistano, però il fatto è che queste persone ci sono, esistono, lavorano e sono quelle stesse persone che molte volte ci portano sulla tavola i pomodori, le fragole, e quindi questo è un problema che va considerato, e sicuramente questa ipocrisia, questa politica ipocrita che fa finta che non esistano o che parla di mandarli al proprio paese, quindi parlando del diritto di immigrazione, un diritto proprio del rispetto dei diritti umani, senza sapere, questa diarrea verbale che poi veramente degenera in odio, che degenera in azioni veramente criminali, questo devo dire mi fa purtroppo perdere la pazienza da diciamo pseudo conoscitrice di questa materia estremamente difficile e complessa, che contiene una regola ma tante eccezioni. Detto questo, ovviamente si necessitava di trovare una soluzione, che sicuramente è una soluzione di rottura rispetto a quelle che sono
diciamo una politica anche legata al passato, che non vuole vedere il problema, non lo considera, ma soprattutto lo mette in un angolo, sperando che nessuno se ne accorga e che gli slogan sicuramente fanno più effetto e fanno cambiare la situazione della realtà. Allora, all'interno del decreto legge rilancio è prevista appunto una procedura di emersione dal lavoro irregolare. Che cosa prevede? Prevede due canali di emersione, ossia il primo canale che prevede che è il datore di lavoro che italiano o di un paese europeo, di un paese terzo in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo, quindi che ha maturato comunque la residenza e comunque una persona che è da tanti anni sul territorio italiano, può assumere un lavoratore straniero, anche irregolare, che sia presente sul territorio alla data entro l'8 marzo del 2020. Ovviamente questa è una prova che deve essere data attraverso le impronte, quindi se il cittadino straniero è stato fotosegnalato o ha fatto la dichiarazione di presenza appena arrivato sul territorio italiano, e normalmente lo si fa quando si viene sul territorio attraverso un visto di breve periodo, come per esempio può essere il visto per turismo, il visto per affari, visto per studio, quindi ha un titolo idoneo per rimanere sul territorio italiano, o ha documentazione in possesso che dimostra che era in Italia entro la data dell'8 marzo del 2020. Quindi in poche parole cosa succede? La prima ipotesi, che il datore di lavoro si autodenuncia e sana la condizione di irregolarità che ha con il suo lavoratore alle dipendenze irregolare. L'altra ipotesi riguarda l'altro canale di emersione, riguarda invece il cittadino straniero, anche irregolare, che ha il permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, che ha già lavorato nei settori, che sono questi settori espressamente previsti nella legge di emersione, dell'agricoltura, dell'allevamento, zootecnia, della pesca e attività connesse, oppure dell'assistenza e cura alla persona, caso delle badanti, o dei lavori domestici, le colf. E quindi il cittadino straniero che chiede di essere assunto appunto in diciamo questi settori. E questo diciamo è l'altro aspetto che serve soprattutto, il secondo canale, ai braccianti per liberarli dal ricatto del caporale, dei caporali. E quindi diciamo che è una legge, questo aspetto si ricollega appunto alle leggi che avete citato prima. Come chiederlo? Allora, innanzitutto devono uscire ancora degli aspetti a completamento della sanatoria. Il quando chiederlo invece è stato espressamente definito, quindi il periodo va dal 1 giugno al 15 luglio del 2020. Ovviamente i settori sono quelli che vi ho detto, quindi agricoltura, allevamento, pesca, assistenza alla persona e colf. I requisiti sono che il cittadino straniero, anche irregolare, deve essere presente in Italia entro l'8 marzo del 2020 per quanto riguarda il primo caso, che è il datore di lavoro che sana la situazione irregolare, la riporta all'interno di una cornice di legalità. In secondo caso, invece, il cittadino straniero deve avere il permesso scaduto, con permesso scaduto dal 31 ottobre 2019, che ha lavorato nei settori che ho detto prima. La durata del permesso è una durata di 6 mesi, però la cosa importante che va sottolineata è che non è un permesso che dura 6 mesi e poi ci ritroviamo da punto a capo e siamo su una strada a riporci il problema dei fantasmi. Questo permesso è convertibile per lavoro subordinato, quindi sempre in questi settori, o per attesa occupazione qualora al termine non sia stato trovato un lavoro. E anche lì dopo ovviamente servirà la dimostrazione di avere i requisiti del lavoro. Questo ovviamente nel rispetto anche di quello che è la Bossi-Fini, che impone sempre uno stretto
collegamento con le attività lavorative. Qui diremo dopo magari quelli che sono anche i pro e i contro della Bossi-Fini. Tu, Giovanni, hai parlato di scudo penale. Allora, questo aspetto va chiarito in modo molto chiaro, perché non c'è nessuno scudo penale per determinate categorie. C'è un doppio filtro, quello che viene definito un doppio filtro, proprio per assicurare che datori di lavoro che hanno diciamo, a loro carico procedimenti penali nei 5 anni precedenti per reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sfruttamento del lavoro, tratta di persone, quindi reati gravi, non possono partecipare alla sanatoria. È impedito questo, così come per il lavoratore straniero che si sia, diciamo, macchiato anche per condanne non definitive, questo vale anche per il datore di lavoro, non definitive per i reati di quell'articolo 380 codice di procedura penale, quindi rapina aggravata, furto aggravato, furto in abitazione, reati contro la libertà personale, favoreggiamento e quindi reati gravi, e che teniamo presente sia stato comunque destinatario di un provvedimento di espulsione per ordine pubblico o pericolosità. Quindi abbiamo messo proprio dei paletti per impedire che questi soggetti possano accedere a una procedura volta alla legalità. E non c'è neanche il rischio, Giovanni, ci tengo a sottolinearlo, di nuovi reclutamenti in nero di stranieri, in quanto per evitarlo abbiamo proprio previsto l'aggravamento delle sanzioni al datore di lavoro che assume e impiega manodopera mediante attività di intermediazione illecita, sfruttando appunto i lavoratori, approfittando del loro stato di bisogno. Quindi questi sono dei paletti che espressamente sono stati indicati. Ovviamente le domande vanno indicate, vanno indirizzate nel primo caso, cioè qualora sia il datore di lavoro, allo sportello unico immigrazione che è all'interno delle prefetture, nel secondo caso, qualora sia il lavoratore extracomunitario, va indirizzata alla questura, con ovviamente anche l'ispettorato del lavoro che dà i pareri. Qui Giovanni, ci tengo a dire una cosa: questa procedura di emersione comunque prevede un potenziamento anche dell'organico degli uffici della prefettura e della questura, perché ovviamente le domande che verranno gestite necessitano comunque di dare gli strumenti idonei per verificare, fare i controlli, analizzare, fare in modo che appunto le domande siano seguite in modo puntuale e preciso. Questo è importante dirlo, perché gli uffici immigrazione della questura o gli sportelli immigrazione della prefettura spesso sono purtroppo diciamo bistrattati, mi dispiace dirlo, fanno gli operatori, i poliziotti che ci lavorano fanno veramente spesso i miracoli, perché sono in pochi a gestire tante pratiche, tanta burocrazia. Anche qui c'è il bisogno di potenziarli e anche di semplificazione, quindi è stato espressamente indicato nel decreto rilancio, però va effettivamente monitorato, così come va monitorato poi il controllo di queste pratiche, perché la sanatoria non deve, l'emersione non deve finire lì, ci deve essere poi un controllo, no? Questo è importante, un controllo per verificare appunto gli aspetti contributivi, il rispetto che il datore ha, quindi pagare i contributi, pagare tutti gli oneri previsti, in modo da fare bene e far partire una situazione regolare che possa ovviamente sanare, perché un lavoratore in regola contribuisce a pagare tasse e contributi, ovviamente questo va anche in aiuto all'economia dello Stato. Quindi questi, diciamo, sono gli aspetti più importanti che sono inseriti all'interno del decreto legge rilancio. Poi ripeto, ci saranno dei decreti che devono uscire, che preciseranno alcuni punti, e quindi è questione di giorni. Però io credo che questo sia un punto importantissimo, l'emersione sia un punto importantissimo proprio per contrastare lo sfruttamento, per contrastare la criminalità,
perché altrimenti ci ritroviamo tanti slogan, ma ci ritroviamo tanti esseri umani su una strada e nel veramente fantasmi che non hanno titolo, non hanno diritti, che ci sono, esistono e che rischiano di finire purtroppo nelle mani della criminalità che li usa, li abusa, usa violenza nel silenzio più totale e più soprattutto nel silenzio e nell'ipocrisia più totale della politica. Grazie. Grazie, grazie mille Stefania, è un tema ovviamente, come avete tutti capito, complesso e che investe tanti, tanti ambiti, è un tema di legalità innanzitutto, ma è un tema sociale, un tema economico, un tema di diritti, è un tema di umanità, è un tema politico che deve essere affrontato con serietà e adottando decisioni anche coraggiose. Allora, purtroppo il tempo è quello che è e farei però un ultimo giro di considerazioni finali, chiedendovi veramente un commento flash, un po' qualcosa è già stato detto, ma su questa su questo provvedimento se è sufficiente, se è la direzione giusta e un'idea anche in più su dove bisognerebbe ulteriormente intervenire. Partendo da Marco Omizzolo. Sì, grazie, ma io in realtà ho già risposto poi nel mio precedente intervento, per me questo è un passo innanzitutto necessario, il primo, sono sicuro, di molti altri passi che arriveranno e che vedranno il coinvolgimento di chi lavora su questo tema da anni e di molte persone, compresi i lavoratori e le lavoratrici italiani e stranieri che hanno vissuto l'esperienza drammatica del caporalato e dello sfruttamento lavorativo. Certamente per chi come me cerca di sviluppare uno sguardo orizzontale sul tema, orizzontale significa ampio, ad ampio respiro, insieme alle norme, agli articoli sull'immersione, noi dobbiamo fare uno sforzo secondo me fondamentale, che è quello di dare ancor più sicurezza alle persone, agli uomini e alle donne che decidono di denunciare. Questa è una delle sintesi che io sempre estraggo dalla mia esperienza di ricerca. Quindi il riconoscimento dei diritti è fondamentale, ma nel contempo anche il riconoscimento da parte dello Stato di elementi di sicurezza per tutti coloro che hanno la forza e il coraggio di denunciare il caporale, il trafficante, il padrone, i mafiosi che sono dentro questa catena dello sfruttamento. Perché altrimenti noi rischiamo, a fronte di un riconoscimento e quindi di un percorso di emancipazione da quella condizione, di lasciare in una sorta di debolezza in qualche modo quella persona che ad un certo punto, insieme al godimento dei diritti, decide anche di fare i nomi e cognomi. Io ho decine di casi che stiamo seguendo direttamente di lavoratori e lavoratrici che hanno denunciato e che però, questo come dire, richiede un'evoluzione della normativa innanzitutto, sono lasciati eccessivamente soli, o un po' perché non vengono considerati come, sbagliando, soggetti a rischio, un po' perché a livello territoriale non vengono sviluppati progetti adeguati volti all'accompagnamento della persona in percorsi di riqualificazione, di sostegno psicologico. Voi dovete immaginare che, come dicevo prima, lavorare come vittime di caporalato non significa soltanto lavorare molte ore ed essere retribuiti poco, significa subire anche sul piano psicologico le violenze esercitate da questo sistema padronale in maniera quotidiana e quindi subire le conseguenze di questa pressione. Esistono persone davvero traumatizzate, problemi fisici rilevantissimi, e quindi insieme all'emersione dal lavoro nero dobbiamo garantire un percorso sociale di tutela, di accompagnamento e di riqualificazione per tutti coloro che da una parte contribuiscono alla produzione, dall'altra contribuiscono anche ad una lotta forte contro le illegalità e contro lo sfruttamento lavorativo, per una bonifica integrale di questo paese. Questo è assolutamente centrale. Guardate, noi avremmo potuto triplicare il numero delle denunce e voi tutti mi insegnate quanto sia importante in tal senso la denuncia. Se avessi potuto, se fossi stato in grado di rispondere all'obiezione del lavoratore gravemente sfruttato rispetto a ciò che accade il giorno dopo della denuncia, cioè il licenziamento, ok, il non presentarsi al lavoro, ma anche un percorso alternativo rispetto a tutto questo, questo a volte non accade, o accade soltanto a fronte di un lavoro ancora troppo faticoso e ancora troppo rischioso. Su questo mettiamoci, come dire, a lavorare, perché è davvero necessario. E badate,
Questo è un altro elemento centrale che emerge dalla mia esperienza, che è anche dentro le aule di giustizia. Dobbiamo difendere anche i testimoni delle dei braccianti che denunciano. I testimoni dei lavoratori e delle lavoratrici che denunciano sono lavoratori sfruttati loro stessi, che hanno visto e vissuto l'esperienza dello sfruttamento accanto al denunciante. E quindi anche loro vanno in qualche modo tutelati, spronati, accompagnati. Vi faccio un esempio banalissimo. Io seguo ormai da troppi anni un bracciante indiano che per 6 anni ha vissuto in stato di schiavitù, dentro una roulotte, gravemente sfruttato, malmenato, documenti trattenuti dal padrone, il padrone che è un imprenditore importante, probabilmente affiliato ad un'andrina calabrese, pesce bellocco di Rosarno. Nell'appartamento di uno dei figli del padrone è stata trovata una pistola usata nella strage di Duisburg. Tutti noi sappiamo che cosa ha significato quella strage, la più importante strage di 'ndrangheta mai compiuta fuori i confini nazionali, all'interno della cosiddetta faida di San Luca. Ebbene, all'interno di questa proprietà aziendale molto complessa vi era una roulotte in cui questa persona abitava, percepiva 50 euro al mese, rovistava nella spazzatura per mangiare. Questa ragazza ha avuto il coraggio di ribellarsi, sono intervenuti i carabinieri, ha ottenuto il permesso di soggiorno per motivi di giustizia, non è stato applicato l'articolo 18 purtroppo, sono passati 3 anni, vive ancora all'interno di un limbo. Allora le procedure devono acquisire quella sensibilità e quella competenza necessaria allo scopo di garantire, come dire, difese, integrità e percorsi alternativi a tutti coloro che decidono ad un certo punto di alzarsi in piedi e di dire basta a caporalato. Noi abbiamo oggi un'emersione che va in questa direzione. Io torno a ripetere, lavoreremo perché questa emersione possa essere la più ampia possibile. Ricordo che prevede la filiera certamente dell'agricoltura e dell'assistenza domiciliare, ma anche gli affini. Questo, come dire, aumenta notevolmente la platea delle persone che possono godervi, ma nel contempo dobbiamo fare in modo che queste persone possano prevedere un futuro diverso, migliore, avanzato rispetto alla condizione che vedevano in precedenza. Non possono passare dallo sfruttamento alla non occupazione, non possono passare dallo sfruttamento ad una condizione di precarietà sociale. Dobbiamo in qualche modo avviare insieme dei percorsi qualificati, e questo, per fare questo è necessario, secondo me, una riforma del welfare territoriale, non so come definirlo, la più avanzata possibile, capace di appoggiarsi sulle spalle di professionisti seri. Io nel mio libro sottolineo questo, come dire, un grande riconoscimento, una grande amore per i volontari e per il volontariato, ma in questo settore il volontariato non basta. Prendersi carico e cura degli uomini e delle donne gravemente sfruttate, ricordo che le donne a volte sono anche vittime di ricatti, di violenze sessuali, significa avere una professionalità in grado di difendere l'integrità di quella persona. Questa norma, cioè quella che prevede l'emersione, è anche una norma di che obbliga tutti noi ad essere ancora più responsabili rispetto a prima. Dobbiamo fare la nostra parte, noi ci proveremo come sempre, ma sono sicuro che troveremo in voi, e se mi posso permettere, in Stefania in particolare, che ripeto ha dimostrato di saper prendere posizioni molto coraggiose, dei partner capaci di avere questo sguardo profondo e orizzontale, perché più nessun uomo e nessuna donna possa vivere al punto tale da percepire 50 centesimi l'ora, abbassare la testa, chiamare padrone un'altra persona e a volte rischiare persecuzioni fisiche così gravi da finire, come è accaduto, in coma o addirittura di decidere di togliersi la vita. Sono 13 le persone nel corso degli ultimi 3 anni che nel Pontino si sono suicidati, impiccandosi dentro le serre a causa delle condizioni sociali e lavorative particolarmente gravi. Ecco, questa norma forse aiuterà anche queste persone a non prendere questa decisione. Se ci mettiamo insieme saremo ancora più forti. Bene, grazie. Grazie mille a Marco Mizzolo. Una chiosa finale, prima di dare la parola finale, definitiva, a Stefania, anche a Umberto Franciosi, mi chiedo flash perché siamo ampiamente oltre i tempi, appunto una chiosa finale sulla situazione e su una prospettiva futura di dove bisogna andare. Ma anche io sul decreto emersione me la cavo con una battuta. Il decreto emersione, cioè l'articolo 103,
Di sicuro per quelli come me, ma anche come Marco, si auspicava a qualcosa di ben più corposo e anche incisivo. Però ci rendiamo benissimo conto, io mi rendo benissimo conto della valenza politica che ha l'argomento immigrazione, per di più anche la questione dei irregolari. Quindi quello che si è ottenuto è sicuramente, speriamo, un primo passo, poi ci dimentichiamo che questo decreto dovrà essere convertito in legge, però i rischi sono molti. Innanzitutto tutti i decreti ministeriali che dovranno uscire da qui a pochi giorni, perché ci sono dei rimandi. A me quello che preoccupa di più per l'attività lavorativa che faccio sono i tempi estremamente ristretti in cui le prefetture, le questure e anche l'INPS dovranno accogliere queste domande. La finestra temporale è estremamente ristretta, dal 1° di giugno, se non mi ricordo male, 15 di luglio. Noi abbiamo strutture e enti pubblici che ancora sono in personale molto ridotto oppure addirittura sono anche chiusi per le vicende che ben noi conosciamo dovute all'emergenza sanitaria. In più anche le strutture che dovrebbero cominciare ad assistere queste regolarizzazioni, quindi patronati sia sindacali ma anche quelli delle associazioni datoriali, che sono anche lì in forze estremamente ridotte, dove non possiamo accogliere le persone come si faceva una volta, devono essere presi gli appuntamenti, quindi la situazione è estremamente complessa, i tempi sono estremamente ristretti. Poi credo che sia opportuno che tra di noi ci chiariamo una cosa: irregolarità non vuole dire clandestinità. Ci sono 600.000 situazioni di immigrati in regolarità o anche in sfruttamento lavorativo, ma da qua a pensare che siano tutti clandestini ce ne passa. Adesso io mi ricordo un dato dell'ultima sanatoria Bossi Fini, credo che siano state regolarizzate, se non mi sbaglio, 400.000 persone, ma solamente poco più del 5% erano agricoli. Perché voglio ricordare a tutti che in agricoltura, attraverso i decreti flussi, si entra ancora, e purtroppo, e credo che questo per il legislatore, ma un po' per tutti, bisogna tenerlo sempre in mente, spesso accadono cose non del tutto positive, cioè ci sono persone che pagano per entrare in Italia ed entrano anche lì in situazioni poco belle. Pagano permessi di soggiorno anche solo per essere chiamati per la socialità. E come già accaduto anche nelle precedenti sanatorie, ci possono essere rischi di persone che pagheranno pur di essere regolarizzati o simulare un rapporto di lavoro, casomai le dipendenze di un altro immigrato, come è accaduto. Quindi su questo bisogna mantenere le antenne estremamente dritte. Che fare oltre a queste cose? Noi abbiamo un problema grosso come una casa. Come dicevo all'inizio e arrivo alla conclusione, noi abbiamo tante aziende estremamente frammentate che hanno bisogno di manodopera oggi per domani. Noi non possiamo pensare che un imprenditore agricolo riesca a trovare il gruppo di persone che venga a raccogliere la frutta così in 448. Poi ci sono ovviamente dei rapporti consolidati, convenzioni che vanno avanti da anni, però ci sono problemi a volte nel reperimento della manodopera immediata. Quindi il collocamento in agricoltura diventa una delle principali chiavi per sconfiggere o contrastare il caporalato, perché altrimenti se non si mette mano su come gestire il collocamento in agricoltura per dare una risposta a queste imprese estremamente frammentate, noi lasciamo in mano il collocamento a banditi, caporali al sud, come ci spiegava Marco, ma false imprese al nord che somministrano manodopera alla bisogna, quando l'imprenditore ha bisogno. Quindi questo è uno dei punti che ancora manca da applicare in una delle, forse l'unica legge importante che ha fatto il governo precedente, la 199 del 2016, oltre ad aver introdotto il penale e misure più pesanti per contrastare i criminali che fanno un mercatteggiamento di braccia, c'è bisogno di dare una risposta al collocamento attraverso l'utilizzo anche degli enti bilaterali che l'agricoltura ha,
che sono enti che sono gestiti dai sindacati e dai datori di lavoro, attraverso un ruolo più efficiente dei centri per l'impiego, per incrociare la domanda e l'offerta di lavoro, cercando di premiare quelle imprese agricole che si rivolgono a questi centri. Abbiamo la tecnologia che ci può dare una mano. Ogni immigrato uno smartphone ce l'ha, ma non perché ha dei soldi da buttare via, perché è l'unico strumento che gli permette di poter essere in contatto con i suoi familiari dall'altra parte del mondo. Attraverso queste tecnologie, attraverso delle app che già ci sono e già le stanno studiando, si può in pochi secondi riuscire ad incrociare la domanda e l'offerta di lavoro. Ci vuole una volontà politica e anche così si riesce a far crescere un minimo di diritti in più. Poi c'è l'altro pezzo che in Emilia Romagna è un po' meno problematico, ma al sud c'è, che riguarda quello dei trasporti e anche quello delle abitazioni, cioè dei centri d'accoglienza che siano un po' più decenti. Ma c'è una differenza enorme: l'agricoltura del sud Italia è diversa rispetto a quella del nord, ci sono delle estensioni di terreno molto maggiori, ma anche la raccolta è diversa. Noi qui, che lo voglio dire perché spesso si pensa che la vendemmia e la raccolta dei pomodori in Emilia Romagna si faccia ancora come si faceva una volta, qua si fa con delle macchine. Ormai la vendemmia, quasi tutte le grandi imprese vitivinicoli, è tutta meccanizzata, così i pomodori qui in Emilia Romagna si raccolgono solo con delle macchine. Però la manodopera bracciantile è necessaria in altri tipi di attività. E chiudo veramente. L'altro sforzo che bisogna fare, perché ce la dobbiamo poi dire tutta, in agricoltura spesso sono più disponibili a lavorare altre persone perché le condizioni non sono proprio del tutto positive, ma non solo perché si fatica. C'è anche i livelli di sottosalario, di sfruttamento, e chi conosce dei giovani che sono andati nel mercato del lavoro agricolo, che si sono visti casomai, che hanno lavorato per 3 mesi dietro fila, sabato e domenica compresi, poi quando ricevono la busta paga si vedono dichiarati pochissime giornate, alla fine, se non si fa un investimento anche sulla qualità del lavoro, perché l'agricoltura comunque ti può dare delle soddisfazioni, perché un minimo mercato del lavoro agricolo, se applicato bene, può darti anche delle tutele in più, e sicuramente l'onorevole Ascari lo conosce, perché comunque il mercato del lavoro agricolo, per il tipo di attività lavorativa che ha fatto prima di diventare deputato, se lo ricorda come funziona, e ti offre tutte quelle flessibilità enormi che danno anche delle risposte a coloro che pensano che ci vogliono i voucher. Il mercato del lavoro agricolo permette delle flessibilità enormi, ben maggiori rispetto a quelle dei voucher. Grazie. Grazie. Io, allora, la conclusione ovviamente spetta a Stefania Ascari. Io solamente una parola, grazie ad entrambi gli ospiti, sia Umberto Franciosi che a Marco Mizzolo. Starei qui ora ad ascoltare perché questo è la nostra vita quotidiana, e quindi sicuramente anche questa serata è stata veramente importante e una serata di crescita. Grazie a loro e grazie a Stefania, che è sempre disponibile a organizzare queste cose, e non solo a organizzare queste cose, anche ad agire. Veramente la deputata del territorio in tutti i sensi, la ringrazio. Io concludo qua e lascio la conclusione a Stefania Ascari. Grazie. Grazie, no, grazie veramente a voi. Io ho preso tantissimi appunti, ci sono tanti aspetti che si possono approfondire, studiare, rivedere, quindi veramente, veramente grazie, soprattutto Marco, l'aspetto veramente sociale del percorso sociale di tutela, di accompagnamento alla persona, di sostegno psicologico contro questo sistema criminale, padronale, illegale, è sicuramente un aspetto che va approfondito, quindi ti ringrazio, e sarebbe per me un onore continuare a parlarne e a portare tutti quei correttivi per dare dignità ai lavoratori, lavoratori che non sono dei numeri, sono delle persone e meritano la dignità e il rispetto, così come gli imprenditori, le filiere sane, ed è molto importante sostenerli, aiutarli, essere e proprio al loro fianco. Lo Stato deve sempre essere al loro fianco, perché noi siamo qua e siamo disponibili. Così quello che ha detto Umberto, il problema che riguarda il nostro territorio, è vero, ci sono tante aziende frammentate, è verissimo, il problema del collocamento in agricoltura,
il problema di un sistema di appalti e di subappalti SRL che, come dicevi tu, attraverso l'appalto fa lo stesso lavoro del caporale al sud, quello che tu hai chiamato nuovo caporalato, quello che io chiamo caporalato industriale, su cui ho presentato una proposta di legge per contrastarlo, perché di fatto è una forma grave di sfruttamento, nuovo sfruttamento dei lavoratori, così come nelle aziende, diciamo, macelli agroalimentari, ma non solo, si va oltre, il rispetto del lavoro deve essere sempre messo al primo posto. Io l'hai ricordato che tu, io prima di sedere su quelle, come vengono chiamate, poltrone, che hanno una responsabilità immensa, immensa, ho fatto per tanti anni l'operaia, so cosa vuol dire lavorare in fabbrica, so cosa vuol dire lavorare in campagna, perché per tanti anni ho raccolto l'uva, era un piacere stare all'aperto, le pere, conoscere comunque la vita della campagna, il rispetto della natura, il rispetto del lavoro, e quindi questo noi dobbiamo tutelarlo e garantirlo sempre in ogni sua forma, nel massimo rispetto. E questo della sanatoria, dell'emersione, scusate, l'emersione dal lavoro irregolare, dal lavoro nero, è un primo passo, come giustamente detto, un passo importante, è stata una scelta coraggiosa su un tema divisivo, un tema complesso. Io sono comunque molto contenta di questo risultato, è un passo importante che comunque ha scelto la strada della legalità e proprio dell'emersione dal lavoro nero. Ormai perdo i pezzi perché sono stanchissima e mi sono concentrata a prendere veramente tanti appunti. Questo è un grande lavoro di squadra, vi invito veramente a continuare a confrontarci, perché è un lavoro di squadra che non ha colore politico, riguarda patronati, l'INPS, le prefetture, le questure, gli ispettorati del lavoro, persone competenti come Marco e Umberto per la tutela dei lavoratori, degli imprenditori, per premiare appunto il lavoro. Quindi grazie, grazie veramente di cuore per questo incontro, spero ce ne saranno tanti altri per migliorare appunto questo sistema. Grazie a tutti. Ciao. Ciao. Ciao a tutti, grazie. Grazie a voi, un abbraccione, buon lavoro. A voi, ciao.